tutti e benvenuti a questa edizione un po' particolare del Gran Ballo dell'Unità d'Italia. Distanziati, contingentati, prenotati, ma ci siamo lo stesso, ringraziamo. Credo che sia per la piazza una ricorrenza al quale ormai siamo abituati e non possiamo farne più senza. Quindi direi di non perdere ulteriore tempo e ripasserei. Mentre a Roma e nei felici domini rimasti al Papa con gli eccidi di Perugia, i teatri sono chiusi e non v'è divertimento, qui fra noi si balla, si è allegrissimi, né succede il minimo disordine. Stima di Giuseppe Garibaldi, ma qui a Bologna anche la giovane bella cognata del conte Angelo Tattini, la marchesa Paolina Pepoli, fu grandissima amica e ammiratrice. Tantissima fu questa notte la festa da ballo dell'intendente Conte Rannuzzi. La serata era di 10 baiocchi. Thank you.
su più piani, sono svasati per dare dinamismo all'intera composizione. Vedete, c'è un pannello centrale. Viva l'Italia! Viva Garibaldi! Viva l'Italia! A San Petronio si ebbero dimostrazioni di folle che acclamavano gridando Garibaldi, Garibaldi. Quando il giorno della Pugna ritorni, io prenderò uno di questi fucili offerti alla patria dai suoi figli amorosi e correrò alla battaglia con i miei antichi compagni. Vostro affezionatissimo, il generale Giuseppe Garibaldi.